Buonasera a tutti, io sono Alessio Botta, sono un assegnista di ricerca della Federico II e sono anche il socio fondatore di uno spin-off che si chiama NM2. Sì, per questa fiera mostriamo un prodotto innovativo, diciamo, del quale andiamo particolarmente fieri. È qualcosa che ha a che fare con il sociale e con la regione Campania. In particolare parliamo di un portale che si chiama WOS, che è mostrato, che potete vedere adesso nelle immagini, che mostra una mappa della regione Campania sulla quale abbiamo riportato una serie di dati che sono disponibili online. Noi li acquisiamo e li aggreghiamo e li mostriamo su questa mappa. I dati che andiamo a mostrare sono tutti quelli che vedete qui a sinistra, quindi parliamo di informazioni in qualche modo spiacevoli che riguardano la nostra regione, come ad esempio i roghi di rifiuti tossici, le discariche abusive, nonché anche informazioni sui parcheggiatori abusivi che ci sono nella nostra regione. La mappa è completamente interattiva, quindi potete zoomare sulle varie porzioni e anche facendo clic sui singoli item potete vedere le informazioni di dettaglio su ciascuna di queste informazioni, quindi su ciascuno di questi layer che mostriamo, e questo è per quanto riguarda le informazioni negative. Poi, per tirarci un po' su, abbiamo anche tutta una serie di informazioni invece positive che sono raggiungibili dalla sezione Good News. Quindi sulla stessa mappa andiamo a mostrare questa volta una serie di informazioni piacevoli sulla nostra regione, tutte le iniziative un po' più interessanti, un po' più simpatiche, come ad esempio gli immobili che finalmente sono stati confiscati alla camorra, le biblioteche, il verde pubblico, le piste ciclabili, ma anche informazioni inerenti il tempo libero, quali ad esempio i bed and breakfast, le spiagge, i ristoranti, eccetera. Le informazioni sono tutti open data, che sono disponibili su internet, quindi noi facciamo riferimento al paradigma open data. Acquisendo queste informazioni non facciamo altro che aggregare tutta una serie di informazioni che sono già lì, che sono già pronte e disponibili, però molto spesso sono spezzettate, quindi non sono riportate su una mappa unica. Noi acquisiamo questi open data e poi siamo anche in grado di rilasciare delle informazioni elaborate. Quello che offriamo di più rispetto ad altri open data esistenti è che noi li correliamo tutte queste informazioni, quelle positive e quelle negative, utilizzando l'aspetto mappa, quindi è possibile selezionare una zona di interesse e vedere lì tutte le informazioni positive e negative, e quindi ci permette di analizzarle. Noi in realtà guadagniamo con il nostro core business è un altro: noi facciamo prodotti per il monitoraggio di rete. Questa è un'attività che noi facciamo puramente per il sociale in questo momento, perché ci teniamo particolarmente alla nostra regione. Noi come spin-off produciamo dei dispositivi di rete che si occupano di monitorare lo stato di una rete, di capire se la rete sta funzionando bene oppure sta funzionando male, e nel caso in cui stia funzionando male ti permettono anche di sapere quali sono i motivi per i quali la tua rete sta funzionando male. E per questi prodotti ci rivolgiamo sia a utenze, diciamo, domestiche, quindi agli utenti domestici, sia a utenze invece business, e quindi alle reti degli operatori. Questo è il nostro business principale, con questo cerchiamo, diciamo, di sbarcare il lunario. Poi, siccome siamo ricercatori e quindi abbiamo una sensibilità sviluppata per le problematiche sociali, in particolare per quelle del sud, allora nel tempo libero, diciamo, senza al momento pensare ad una remunerazione, facciamo attività di questo tipo e portiamo avanti, sponsorizziamo questo tipo di progetti. Ciao, io sono Gianluca Manca e sono il CEO di Intertwine, una piattaforma di editing collaborativo. Intertwine, come dicevo, è una piattaforma di editing collaborativo, più precisamente di scrittura multimediale collaborativa, e si fonda su due tipi di utenti diversi: uno che chiamiamo plotter, da plot, cioè trama, che appunto lancia l'intreccio della sua opera editoriale sulla piattaforma, e il resto è la community, che invece chiamo brickers, da brick, mattoncino, che aggiunge il proprio contributo, il proprio mattone, per far sviluppare l'opera del plotter. Alla fine il plotter sceglie i migliori contributi, li mette insieme, li edita, e noi gli pubblichiamo l'opera in digitale. Adesso siamo online da un paio di settimane con la prima versione definitiva della piattaforma, che ancora non è completa, ma siamo, diciamo, a due terzi dello sviluppo. Già ci si può iscrivere, già sono iniziati i primi progetti collaborativi e niente, quindi stiamo aspettando di poter pubblicare la prima opera. Abbiamo ricevuto un finanziamento di Seed Capital da 56 Cube e Digital Magics, due venture incubator, il primo basato a Salerno, il secondo a Milano, per 110.000 euro. Beh, il mio obiettivo è di lavorare 10 anni e poi non fare più niente. Sono molto onesto, se ci riesco, quindi non lo so, ci sono molti posti che vorrei vedere, magari tornare a L'Avana, che è un posto che mi è piaciuto tantissimo. Buonasera, sono Francesca Scarpetta, direttore generale cambiomerci.com.
Allora sì, siamo nati nel 2011, quindi abbiamo 2 anni e ci occupiamo di gestire acquisti e vendite all'interno del nostro circuito per oltre 400 aziende delle più svariate categorie merceologiche, dando loro l'opportunità di effettuare acquisti e vendite all'interno del circuito senza esborso monetario, quindi senza utilizzare denaro, ma attraverso una moneta complementare gestita da noi. Le tutele che noi utilizziamo, ci utilizziamo comunque un'assicurazione che è l'assicurazione del credito, e poi teniamo sempre ovviamente in equilibrio il circuito tra gli acquisti e le vendite, anche perché il circuito deve stare sempre a zero. Quindi noi quello che facciamo è trasferiamo i crediti dall'azienda che acquista all'azienda che vende, quindi manteniamo questo equilibrio. Maggiori dove ci stiamo scambio sicuramente hardware, che è richiesto da tutte le aziende, settore alimentare, perché ovviamente forniscono molte categorie, lo utilizzano sia alberghi, ristoranti, anche ad uso privato. Abbiamo il noleggio di autovetture, cioè tutto ciò che comunque serve alle aziende, cancelleria ad esempio è molto richiesto. Può essere un aiuto assolutamente, perché noi abbiamo dato un sistema per non utilizzare la liquidità che abbiamo in cassa, ma utilizzando questa moneta complementare tu acquisti con quello che produci, quindi al tuo costo di produzione. Ma noi il nostro obiettivo è arrivare nel 2015 con 1000 aziende e quindi avere un tessuto forte dove possiamo offrire alle aziende qualsiasi cosa, cioè comprare da noi sarebbe la stessa cosa che comprare il mercato tradizionale, ma già adesso siamo un punto di riferimento per tutti gli uffici acquisti delle nostre aziende, che prima di acquistare al mercato tradizionale comprano da noi o chiedono a noi di ricercare per loro acquisti, merci di cui hanno necessità.